La libreria è stata allestita, la città comincia a colorarsi di blu e da poche ore è partita la vendita dei biglietti. Insomma, tra le vie del centro si comincia a percepire davvero il clima del festival. La kermesse letteraria, che da 23 anni anima le piazze e i luoghi simbolo della città di Gonzaga, è ormai pronta a partire. Si comincia mercoledì mattina con la classica inaugurazione in Piazza Sordello, che farà da prologo ai quasi 300 eventi in programma. Tanti gli ospiti annunciati, tra i più gettonati Corrado Augias, Federico Buffa, Gianni Enrico Carofiglio, Erri De Luca, Massimo Gramellini, Massimo Recalcati, Benedetta Tobagi. Questa mattina è il classico rito con il solito Zuilio Giovanelli, che anche quest'anno ha fatto le ore piccole per essere in pole position per accaparrarsi i primi biglietti. Le consegne dei gadget e poi via la cassa, un festival che dunque sembra partire con il piede giusto. Pronto per questo festival? Pronti, attenti, via, certo, è da un anno che l'aspetto, se non sono pronto. Cosa ti aspetti da questo festival? Beh, è un successo, come ho detto prima, strepitoso, come sempre, come tutti gli anni, lo sarà. Oltre a Zuilio e tanti mantovani c'è anche chi arriva da Brescia. Pronti per questo festival? Prontissime, noi siamo il gruppo storico di Brescia che da oltre 18 anni vengono a prendere i biglietti partendo all'alba dalla nostra città e perciò siamo pronte, preparate e felici di poter passare dei giorni a Mantova in mezzo a tutta questa bella gente, a questi bei libri, belle parole, belle facce che vengono da tutto il mondo. La cosa bella è che qua è uno spaccato di tutto il mondo e noi vogliamo frontiere aperte, porti aperti, tutto aperto perché l'incontro è una cosa meravigliosa. Grande fiducia, come sempre, anche da parte del Comitato del Festival Letteratura, che attende di conoscere i primi dati dopo il primo giorno di vendita ai soci. Abbiamo un programma favoloso, sinceramente abbiamo dei grandi numeri, dei grandi nomi, i numeri saranno quelli che saranno, noi abbiamo le capienze più o meno ogni anno le stesse, perché i luoghi sono quelli e devono essere quelli perché devono essere affascinanti. Quindi più o meno ci aspettiamo qualche cosa in più. Diverse le tematiche che saranno affrontate in questi 5 giorni di festival. Fili conduttori sono gli interessi, la curiosità della gente per il mondo, per la letteratura, per le cose scientifiche, per quel che succede, per l'attualità. Ci sono degli approfondimenti molto belli. C'è dal medico che sta cercando di dare un nome ai naufraghi mediterraneo fino al grande filosofo, prima volta che è al festival, Giorgio Agamben, che è uno tra i più considerato tra i 100 pensatori più importanti del mondo. Insomma, quindi, e in mezzo lì ci sono tanti altri percorsi, come al solito, dalla storia alla filosofia, alla letteratura stessa.